invito a partecipare, a intervenire. Io voglio partire da una questione centrale che ha affrontato Laura nel suo intervento. Non si sente niente. E questo mi preoccupa da femminista, e da femminista io voglio partire dalla situazione in cui viviamo, cioè voglio partire parlando di Europa, perché credo che questo sia il primo gesto da compiere. Allora, tra le varie conseguenze immediate di questa guerra, io vedo il ritorno di un discorso pubblico, di un pensiero politico suprematista. Noi siamo tornati al suprematismo occidentale, o meglio, quello che prima sembrava essere il delirio trumpiano è diventato discorso pubblico anche da parte delle cosiddette elite democratiche, da parte di esponenti del pensiero progressista che considerano, la democrazia come valore occidentale. A me questa cosa colpisce perché è l'esatto contrario di quello che Enrico Berlinguer, in chiave peraltro critica nei confronti del comunismo sovietico, sosteneva, cioè la democrazia come valore universale. Noi invece ci siamo appropriati, no, di questo brand proprio nel momento in cui la democrazia in Occidente conosce una torsione autoritaria inedita. Noi in Italia abbiamo un pilota automatico che si è fatto uomo, ma tutto quello che caratterizza e connota la governance europea è rimasto, molto lontano, dalla, come dire, radice della democrazia, come l'abbiamo conosciuta, anche, in stagioni della nostra storia, passata. Io oggi in classe spiegavo il discorso di Pericle riportato da Tucidide, mi veniva quasi da piangere, ma questa è una parentesi, confessione di una prof. La seconda questione che volevo toccare a proposito dell'Europa è il grande rischio che Enrico Letta abbia formulato una profezia che sia autovera. In quel discorso sulla risoluzione, l'appoggio alla risoluzione Draghi sull'invio di armi, Enrico Letta, oltre a vilipendio della Costituzione, perché citò l'articolo 11, la seconda parte dell'articolo 11 per legittimare l'invio di armi, parlò della nascita di un'Europa geopolitica, cioè la scelta dell'invio di armi univa l'Europa, appunto nella difesa della democrazia come valore occidentale, e in questo fuoco della guerra si forgia l'Europa geopolitica. Dell'esercito europeo, quando sappiamo benissimo che le spese militari sono funzionali a una richiesta della NATO e non alla formazione dell'esercito europeo, su cui io peraltro, come tanti e tante, sono per critica. Ma senza aprire troppe parentesi, parto dall'elemento culturale. Qual è l'idea di Europa che si sta consolidando nel momento in cui il battaglione Azov viene eletto a difensore della libertà occidentale? Guardate che questo è uno slittamento culturale devastante, perché noi ci siamo confrontati con chi, come le grandi banche, le grandi multinazionali hanno provato a fare per mano di Renzi, voleva superare, le costituzioni socialisteggianti come la nostra, nate dalla Resistenza. Poi ci siamo trovati di fronte a un centro-sinistra che lavorava alacremente per l'equiparazione tra partigiani e ragazzi di Salò,
ci siamo ritrovati con risoluzioni del Parlamento europeo che equiparavano nazismo e comunismo nella responsabilità della Seconda Guerra Mondiale, una, diciamo, enormità non solo dal punto di vista culturale e ideologico, ma anche dal punto di vista storico. Oggi siamo a un passo ulteriore, cioè la legittimazione di forze neonaziste per difendere che cosa? La democrazia come valore occidentale. Ecco, io credo che noi di questo dovremmo avere semplicemente terrore. Aggiungo una cosa, e qui vengo alla mia esperienza di parlamentare europea. Nel 2018 mi feci promotrice con altre compagne, anche qui le donne, voci autorevoli contro la guerra e contro i neofascismi, di una risoluzione contro la violenza, l'emergere della violenza neofascista in Europa. In quella risoluzione parlavamo esplicitamente, facendo riferimenti a rapporti di Amnesty International, di quale impunità fosse consentita alle forze della estrema destra ucraina. Battaglione Azov, C-14, Svoboda e tutto quello che sappiamo. Amnesty International lamentava l'impunità di fronte a che cosa? Ad attacchi, a manifestazioni dell'8 marzo, a manifestazioni per i diritti civili, a manifestazioni antifasciste. Noi sappiamo anche la grande e vergognosa impunità di fronte alla strage di Odessa, che, diciamo, non dovremmo dimenticare e rimuovere neanche per un secondo. Ma ancora, la responsabilità dell'Unione Europea 2014-2019 è, diciamo, un passaggio cruciale, 2013-2015, in cui si consumano due partite nella storia europea. Una è quella greca e l'altra è quella ucraina. Quella greca, l'Europa sappiamo come l'ha risolta. L'ha risolta strangolando la Grecia, imponendo alla Grecia di fatto una forma di colonizzazione, perché sappiamo benissimo che l'esito di quel diktat è stato consentire al capitale tedesco di poter acquistare gran parte del patrimonio pubblico greco, è un massacro sociale. Nello stesso tempo, Ucraina, che cosa è accaduto? È accaduto che, diciamo, nei mesi e nelle settimane di Euromaidan, allora, diciamo, la governance europea era una governance socialdemocratica, facciamo anche noi i cognomi, Schulz e Pittella, questi signori hanno deciso di non solo sostenere Euromaidan, ma anche di, ad esempio, intraprendere relazioni con la famiglia Timoshenko, che sappiamo essere una famiglia di oligarchi corrotti e mafiosi, lo sappiamo tra le altre cose da, diciamo, i WikiLeaks di Assange, che in questo momento rischia, diciamo, di essere condannato a non so quanti ergastoli, diciamo, dalla rischia l'estradizione, quindi non sappiamo una condanna a quanti ergastoli. Ancora, che cosa fa l'Unione Europea? Incomincia a tacere completamente sul pericolo dell'estrema destra di Ucraina, apre un trattato di libero scambio, un trattato di accesso dell'Unione Europea e esplicitamente, questo dicono i paper europei, un processo di liberalizzazione dei visti, perché lì si fronteggia una partita geopolitica con la Russia. Quindi, diciamo, la doppia morale dell'Occidente, cito, diciamo, il testo di uno storico palestinese che ieri ci ricordava quale fosse la doppia morale dell'Occidente fra Palestina e Ucraina. Geopolitico, diciamo, aprire le frontiere europee a tutti e a tutte coloro i quali scappano dalla guerra, dalla miseria e dalla povertà. Credo che questo sia un punto, diciamo, che deve essere qualificante qualsiasi futura proposta politica. Ultima cosa che dico sul passato riguardo invece la mia esperienza personale in Donbass, dove io sono stata nel 2017, se non ricordo male, con la carovana antifascista, c'è, cioè, diciamo, Silvio, c'era Giorgio, che con me hanno fatto parte di quella carovana. Io vorrei qui nominare un punto, un altro punto nodale della responsabilità europea,
il mancato rispetto degli accordi di Minsk, su cui doveva vigilare l'Unione Europea e in particolare dovevano vigilare Francia e Germania. Se noi avessimo avuto un atteggiamento diverso di fronte agli accordi di Minsk o di fronte a, diciamo, quei due referendum che segnalavano un problema rispetto a una minoranza russa che veniva discriminata, noi oggi probabilmente staremmo parlando di un'altra storia. E questo lo voglio dire molto chiaramente, io mi sono ritrovata, diciamo, anche a litigare con, lasciamo stare con chi, su questo punto. Parlare delle presenze neonaziste in Ucraina o parlare della minoranza russofona in Donbass, o meglio, della maggioranza russofona in Donbass, non significa neanche per un secondo legittimare la guerra di Putin. Significa fare i conti con le nostre responsabilità, fare i conti con le nostre responsabilità per acquisire autorevolezza nel contrastare un disegno autoritario come quello di Putin. Una cosa importante, noi non abbiamo moltissimo tempo. Non abbiamo moltissimo tempo. Ieri guardavo la televisione, che ormai guardo sempre di meno perché la trovo, diciamo, nauseante nella maggior parte dei casi, ma ascoltavo uno strano sondaggio in cui non solo si diceva quello che già sappiamo, cioè che buona parte dell'opinione pubblica italiana è contraria all'invio di armi, ma c'era uno stranito Pannoncelli che comunicava al signor Floris che la maggior parte, una buona parte, adesso non ricordo i numeri, scusatemi, dell'opinione pubblica italiana riteneva che l'informazione italiana fosse troppo schiacciata a favore dell'Ucraina. Io penso che noi stiamo assistendo a un altro elemento di scollamento, cioè che ormai questo sistema mediatico, così come è avvenuto nelle elezioni americane di qualche anno fa, non produce più nemmeno consenso, perché è ormai dentro un circuito elitario. La guerra ha reso evidente questa frattura. La frattura pace-guerra, la frattura elite-popolo. Questo ha reso innegabile la guerra e ha reso innegabile che il Partito Democratico sia parte integrante della maggioranza della guerra e della maggioranza delle elite europee antipopolari. Per questo io credo che è il momento di consolidare, di darsi la responsabilità, o meglio, di praticare la responsabilità politica, di dare rappresentanza non soltanto a questa fetta di opinione pubblica, ma di dare rappresentanza che vuole la pace e non vuole la guerra e non vuole l'invio di armi, ma di dare rappresentanza, e su questo riprendo quello che diceva Giuliano prima, a quelle persone, a quella gran parte di popolo italiano che non vuole, diciamo, che sa benissimo che la loro pace è il deserto sociale, è stata il deserto sociale. Ci sono due proposte, tante proposte di salario minimo, una è quella di paese reale, l'altra è quella che è emersa dalla convergenza che si è riunita ESC pochi giorni fa. Io credo che la stessa linea di frattura, pace-guerra, sia la linea di frattura di chi oggi pensa che sia, diciamo, che dobbiamo ascoltare le lacrime del signor Vacchi o delle altre varie illustre personalità che dicono che non possono più sfruttare la gente d'estate perché c'è il reddito di cittadinanza. Si tratta di come ci collochiamo noi nella storia, compagni e compagni, di come ci collochiamo noi nella storia, se noi pensiamo di avere o meno una responsabilità nella storia. Se pensiamo di avere una responsabilità nella storia, e da comunista, femminista, penso che ciascuna di noi e ciascuno di noi senta di averne, altrimenti non sarebbe qui, noi abbiamo il dovere di consolidare forza politica e di ridare efficacia a chi chiede pace, lavoro e reddito.